like you. Be strong to hold the powers of the sun. È l'alba del 23 dicembre, il Milan ha subito da poche ore una delle sconfitte più umilianti della sua storia. Il giorno prima, al Gavi Stadium, è finita 5-0 per la Super Atalanta di Gasperini. Il diavolo non è mai stato così lontano dai suoi standard storici. C'è poco da fare, serve una scossa, un calciomercato all'altezza in un momento in cui di calciatori pronti a sposare un progetto apparentemente inesistente ce ne sono davvero pochi. Uno, e non esattamente l'ultimo arrivato, si chiama Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, svincolato dopo l'esperienza a Los Angeles, decide di tornare a 7 anni e mezzo di distanza nella squadra che, parole sue, ha amato di più. Un nome imponente, ma un'operazione che convince poco. Ma io vi parlo proprio di decisione del Milan. Non credo che in questo momento Ibra possa risolvere dei problemi, soprattutto perché si sta evocando quasi come salvatore della patria. Sarebbe bello vedere un Ibrahimovic contro Ronaldo, sarebbe bello rivedere Ibrahimovic in Italia, tanto più rivederlo al Milan. Però credo che in casa rossonera, tanto più in questo momento, vada fatto un altro tipo di discorso, un altro tipo di progetto. Già, un altro tipo di progetto. Programmare in chiave futura. Ma forse il ritorno di Zlatan è stato utile anche a riportare blasone e interesse intorno ai rossoneri. Di certo è servito a catturare l'interesse di un altro calciatore del Nord Europa, Alexis Salemakers. Classe 1999, nato in Belgio e cresciuto nell'Anderlecht, una squadra che nella sua storia ha partorito tantissimi campioni. Lukaku, Kompany, Tielemans, Mertens e Batshuayi, solo per citarne alcuni. Salemakers è il classico centrocampista tuttofare, con un piede tanto fatato da far impazzire. Salemakers si accende, taglia Ruff, palla magica per Ruff, l'ha presa ancora, non ci credo, l'ha presa ancora Penteo. E la straordinaria capacità di ricoprire più ruoli, come il trequartista, l'interno e l'ala. Insomma, 1,80 m di classe, da abbinare necessariamente ad una forza fisica sulla quale c'è ancora da lavorare, ma il tempo è dalla sua. Arriva in prestito con diritto di riscatto, 6 mesi in cui Alexis dovrà lottare per far innamorare i tifosi. Superhero.